WISP Sport e Salute per Tutti. Ben ritrovati amici di WISP Sport e Salute per Tutti. Ormai ci siamo vicini al grande evento, al doppio grande evento del 13 e 14 di giugno, perché siamo ormai addirittura ad arrivo per la Run 530 e la Bike 530, le due manifestazioni che in collaborazione con Vaniglia e WISP si svolgono alle 5:30 del mattino. Ma noi siamo in collegamento diretto con una delle organizzatrici della Run e della Bike, Donatella Draghetti della WISP. Ciao Donatella. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto questi due eventi che svegliano la città. Partiamo dalla Run, che l'anno scorso ha avuto un successo forse quasi inatteso, perché il Piazza del Baraccano era veramente strapiena. Quest'anno la replicate, sarà un altro grande successo. Ma diciamo che i presupposti ci sono tutti, e l'anno scorso volevamo chiudere a 1.200-1.300, abbiamo sforato a 1.600 persone. Quest'anno le abbiamo già passate questo numero nell'iscrizione online, quindi con molta soddisfazione e con un po' di timore pensiamo di arrivare su 2.000. Allora, questa iniziativa, perché non la posso chiamare gara, perché alla fine non ci sono ordine d'arrivo, ognuno va con il suo passo, però è molto, molto bella, che sveglia la città alle 5:30 del mattino. Uno potrebbe pensare, ma chi si sveglia a quell'ora? Invece sono tanti podisti. Ma diciamo che sono due gli obiettivi: uno, dimostrare che si possono fare grandi manifestazioni con moltissime persone senza per questo essere invasivi per la città, perché alle 7:30 la città si sveglia con il suo ritmo regolare e non si accorge nemmeno di quello che è successo, perché non c'è più nessuna traccia di tutto questo. Aspetti che c'ho qui l'assessore che mi sta salutando, vi passo in diretta l'assessore in radio e per la RAN. Assessore, un colpo di scena, diciamo così, sarà anche lei ai nastri di partenza della RAN 530? Preso in contropiede a questo punto, non posso che dire di sì, ma era già mia intenzione. Sarò ai nastri di partenza della RAN 530, assolutamente, è un'esperienza troppo bella che ho già fatto gli anni scorsi, che sono certo che quest'anno sarà meravigliosa come sempre. Tra l'altro quest'anno, con l'aggiunta della seconda bella occasione del giorno dopo, sempre alle 5:30, per tutti gli amanti invece delle due ruote, quindi sicuramente io sarò alla 5:30 la RAN classica, e con ogni probabilità il mio collega Andrea Colombo sarà la partenza di quella del giorno dopo. Allora, ognuno il suo, diciamo, il suo compito. Colombo è con le bici molto attento, diciamo così. Sì. Va bene, grazie assessore, ci vediamo. Grazie. Al Baraccano. Arrivederci. Grazie assessore. Marco? Donatella, niente, allora diciamo questo è stato un colpo di scena da aggiungere, colpo di scena da come si chiama, da televisione, da caramba, diciamo così, da caramba. Questa è una cosa bellissima, ripeto quello che ha già detto l'assessore, è un'iniziativa che sta coinvolgendo appassionati, per cui è diventato un cult avere la maglietta, e non c'è niente da dire, venite, perché stupendo. Allora, questo dopo vanno a lavorare, perché essendo venerdì è un giorno lavorativo. Allora, sono 5 chilometri, mi sembra, quindi un percorso anche adatto a tutti in centro, in centro storico. Tra le altre cose, si vede una Bologna che c'è sempre, ma che non si vede mai con quegli occhi, ecco, tutto lì. E poi invece il 14, la grande novità, perché sull'onda dell'entusiasmo è stata organizzata anche sabato 14, sempre alle 5:30, la bike. Sì, è stato un gruppo di ciclisti che, dopo averla fatta a piedi, ha detto: ma noi la vogliamo fare anche in bici, perché... E siamo già a più di 350 iscritti, a 530 chiudiamo, perché veramente non sono gestibili più di tanto per le strade di Bologna un gruppo così numeroso, ma ci stiamo avvicinando anche lì, quindi che tutti si colleghino al sito www.wisbologna.it e vanno sulla RAN 530 o Bike 530 e lì provano tutte le informazioni per iscriversi. E quanto sarà lungo il percorso della bike?
Anche quello sono 5 chilometri e mezzo, no, sono un po' di più, qualcosa in più, però perché poi 5 chilometri e mezzo in bici si fanno in 10.000 secondi. Sì, esatto, no, mi sa, forse anche il doppio. Magari. Forse sono anche il doppio, io in questo senso sono un pochino più, meno al corrente, perché chi lo organizza è ciclista urbano e quindi sono loro, diciamo, gli organizzatori materiali sul percorso, ecco. Va bene, grazie Donatella Draghetti, appuntamento il 13 e 14 giugno alle 5.30 del mattino al Baraccano per la run e la bike 5.30. Per le iscrizioni presso la WISP anche, non solo online. Perfetto, grazie. Ciao, arrivederci. E dopo il grande appuntamento della run e della bike 5.30, voltiamo pagina e parliamo di una importante inaugurazione che si è tenuta il 31 di maggio, perché la WISP di Bologna ha anche la sezione vela, che è molto importante al Lago di Suviana. Da qualche anno c'è un importante punto di ritrovo per tutti gli appassionati, dove è possibile anche provare la vela per quelli che non sono così esperti. Noi siamo in collegamento telefonico con Federico Ballardini del Centro Velico di Suviana. Ciao Federico. Ciao a tutti. Allora, abbiamo detto che il 31 maggio si è tenuta l'inaugurazione, ma andrete avanti ovviamente per tutto il periodo estivo. Cosa c'è al Centro Velico di Suviana? Diciamo che il Centro Velico Suviana nasce come oasi di relax e naturalmente anche di sport, in linea con la WISP e quindi la libertà di movimento. Offriamo a tutti la possibilità di imparare la vela e windsurf, e da quest'anno anche lo stand-up paddle, che è quel surf che si guida con remo. Siamo aperti fino, diciamo, alla metà di settembre con vari appuntamenti, quindi non solo vela, windsurf e sup, ma anche occasioni di incontro e di manifestazioni culturali. La peculiarità del Centro Velico, come dicevi prima tu, è anzi quella di offrire ai disabili la possibilità di provare uno sport per loro inconsueto, e questo grazie a una flotta opportunamente equipaggiata. Si tratta di due imbarcazioni speciali che si chiamano Dream, che sono inaffondabili e pertanto particolarmente adatte ai disabili. E poi ci sono ovviamente esperti che possono seguire, anche persone come me che magari non conoscono la vela ma vogliono farsi un giro al Lago di Suviana, che tra l'altro è molto bello da visitare in barca, insomma. Assolutamente sì, noi proponiamo la vela appunto per tutti, quindi corsi di ogni livello, a partire dal principiante fino al, diciamo, anche l'agonista e professionista. Tra l'altro, se posso fare un ringraziamento, quest'anno siamo particolarmente fortunati perché ho selezionato una campionessa che si chiama Alexandra Zarikin ed è una nazionale macedone di vela, per cui anche gli ospiti più agguerriti dal punto di vista agonistico sulla vela potranno trovare soddisfazione in questa ragazza preparatissima. Parlavi della flotta, quante barche è possibile provare, quante ce ne sono lì al Centro Velico, perché immagino che magari si possa andare fuori anche in più di uno alla volta, immagino. Assolutamente sì, abbiamo 10 barche, naturalmente ognuna ha un suo raggio di utilizzo, una sua specialità. Come ti dicevo prima, i Dream sono particolarmente adatti al pubblico di diversabili, ma sono assolutamente barche divertenti per tutti, tant'è che abbiamo soci che ci raggiungono al lago proprio per gareggiare con questo tipo di imbarcazioni. Abbiamo poi delle barche scuola, Trident 14, che ospitano fino a 5 persone, poi abbiamo barche più specialistiche per chi è già ad un grado avanzato della vela. Per quello che riguarda il windsurf, utilizziamo tavole prevalentemente da slalom e da scuola, perché sono più adatte alle condizioni che si presentano al lago. Non resta che dare l'appuntamento al lago bacino di Suviana. Qual è la più corretta? Perché diciamo è un bacino artificiale, tuttavia viene anche utilizzata l'espressione lago, perché noi, lo ricordo, siamo nel parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, questa è proprio la dicitura corretta.
E per raggiungervi, perché il lago comunque è grande, insomma, in quale località siete? Mi sembra Camugnano, però c'è anche una sottolocalità. Dunque, la sottolocalità è Querceti di Bargi, Camugnano, e Camugnano è in provincia di Bologna. Comunque io invito tutti a visitare il sito compagniadelvento.com, dove ci sono tutte le indicazioni anche su come arrivare al lago, eccetera. E sarà sicuramente una bella giornata da passare, perché io sono stato al bacino di Suviana qualche tempo fa, qualche anno fa ormai, ed è davvero molto bello e non sembra quasi di essere a Bologna, insomma. No, c'è questa particolarità per cui ci sono aceri, saggi, quindi fin sulla riva, che dà quasi l'idea di un bosco canadese, quindi è un'area molto suggestiva, di grande relax e movimento insieme, insomma. Bene, noi Federico ti ringraziamo, ti verremo sicuramente a trovare, perché mi hai almeno incuriosito e voglio provare anch'io la vela, che in mare l'ho provata, ma mai, era una barca abbastanza grande, quindi voglio provare qualcosa di più ridotto, e secondo me le emozioni saranno ancora superiori. E grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per quest'anno al Centro Velico di Suviana. Grazie a te Marco e grazie a tutti, vi aspetto. Bene, ringraziamo Federico Ballardini e vi consiglio di fare un salto al Centro Velico di Suviana, perché è davvero un bel posto, non lo dico perché è WISP, ma perché ci sono stato e devo dire che lo consiglio, ci si diverte sicuramente, quello sì, c'è il relax, è possibile anche sdraiarsi al sole, insomma davvero davvero di tutto, si può passare una bella giornata di sport e di relax. Noi con WISP Sport e Salute per Tutti abbiamo chiuso, ci risentiamo martedì prossimo sempre alla stessa ora, andremo avanti con la trasmissione anche per, mi dicono, il mese di luglio, quindi avremo ancora tempo per salutarci per bene. Grazie per averci seguito e una buona serata. WISP Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17:45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.